Sentiamo Pierluca Terzulli, che ci scusiamo perché prima non vi abbiamo dato la parola, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio, che è proprio con 5 Stelle. Sì, con Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle, al quale vorrei chiedere subito una lettura di questa complicatissima giornata con la retromarcia di Berlusconi. Qual è il vostro punto di vista? Tra voi oggi sono stati anche dei conflitti al Senato, delle polemiche con i vostri senatori fuoriusciti. Ecco, qual è la situazione? Ma la situazione è che siamo in presenza di un teatro dell'assurdo, di un manicomio. Qui invece di pensare davvero ai problemi di questo paese, invece di pensare alla disoccupazione che galoppa, all'economia che va giù, si pensa a fare questi stravolgimenti, a questi governi balneari che non si sa ancora quanto dureranno. Almeno una volta negli anni Ottanta i governi balneari duravano ogni 6 mesi, però si cambiava corrente e si cambiava Presidente del Consiglio. Adesso i governi balneari durano sempre 6 mesi, però ci sono sempre le stesse facce che magari cambiano casacca. Io e noi del Movimento 5 Stelle sinceramente di queste parole non sappiamo che farci, noi pensiamo di più a quello che dovrebbe fare un governo e quello che non sta facendo questo governo. Enrico Letta è bravissimo con le parole, bravissimo da bravo democristiano a dirci cosa vorrà fare, però noi vogliamo vedere cosa ha fatto nel passato. Cioè nulla per risollevare questo paese, ed è per questo che ovviamente siamo compatti nel non votare la fiducia a questo governo. Poi di cosa faranno gli altri, di cosa farà Berlusconi, le due Forze Italia, le due Popolo della Libertà, poco ci interessa, ma penso che interessi poco agli italiani, che vogliono vedere dei provvedimenti concreti e non questo parlarsi addosso come sta succedendo oggi qui alla Camera e qui al Senato. Tra le cose che potrebbe fare Letta, voi temete un blitz sulla legge elettorale? Ma siamo abituati ai blitz delle maggioranze variabili di governo sulle leggi elettorali. È ovvio che come forza politica siamo una forza che dà fastidio ai poteri forti che esprimono questo governo. Quindi è ovvio che il governo Letta, anche per cautelarsi e per cautelare le forze che lo sorreggono, voglia fare qualche stravolgimento. Noi ovviamente li aspetteremo sulla sponda del fiume. Senti, Pierluca, volevo chiedere, ma voi escludete per esempio di sostenere non il governo, ma di appoggiare provvedimenti magari che potreste condividere, che il governo Letta, se andrà avanti, potrebbe prendere in questi mesi? Noi abbiamo sempre detto che sui provvedimenti in concreto li appoggeremo se saranno quei provvedimenti che abbiamo previsto nel nostro programma. Noi non ne facciamo una questione di destra, di sinistra, di Letta, di Renzi e di quant'altro. Se saranno provvedimenti che vanno a favore dei cittadini, della popolazione italiana, ben vengono, certo che li voteremo, anzi ne saremo ben lieti e ben contenti di votarlo. Conoscendo però le persone che compongono questo governo, ne dubitiamo fortemente. Ecco, di quello che ha detto oggi nei discorsi alla Camera e al Senato non c'è niente che vi ha convinto? Ma i discorsi sono belli, sono parole al vento questi discorsi. Noi preferiamo vedere dei fatti concreti, dei disegni di legge concreti. Io mi ricordo che già 3 mesi fa Letta se n'è uscito dicendo che aveva abolito il finanziamento pubblico ai partiti. E questo dimostra che sono solo parole al vento, perché il finanziamento pubblico ai partiti ancora c'è e ancora non c'è nessun accordo all'interno della maggioranza su come abolirlo, visto che nessuno lo vuole abolire. Quindi le parole se le porta davvero via il vento. Noi vogliamo vedere fatti concreti e su quelli valuteremo, come abbiamo valutato fino adesso, l'azione del governo. Ecco, se si dovesse arrivare, se il governo diciamo dovesse andare avanti e il Parlamento non si sciogliesse, perché Grillo ha detto noi volevamo riformare il Porcellum prima dell'ultimo voto, però voi non l'avete voluto modificarlo, non avete votato appunto la cosiddetta mozione Giachetti, a questo punto andiamo a votare col Porcellum e poi lo riformeremo dopo. Ma se invece questo governo dovesse andare avanti e a un certo punto si dovesse discutere di legge elettorale e ce ne fosse una che vi convince, la potreste sostenere? Ma noi sosteniamo tutte le leggi, non solo elettorali, ma anche quelle economiche, che possono andare a beneficio delle persone. Quindi non è la divisione tra una legge elettorale e una legge economica. Se una legge giusta, è giusta a prescindere da chi la presenta. Quindi ovviamente sarà una legge elettorale corretta e giusta, la sosterremo. Personalmente lo dubito, però ben si spera, io lo spero vivamente, magari ci sarà un ravvedimento operoso del governo, forse, chi lo sa, vedendo come si sono comportati sul cosiddetto comitato per le riforme costituzionali non lo credo affatto, visto che poi la legge elettorale rientrerà nelle competenze di questo comitato che dovrà durare 18 mesi, quindi dubito fortemente che si arrivi a un accordo sulla legge elettorale, perché significherà per questo governo rassegnare le dimissioni e andare a nuove elezioni. Bene, grazie a tutte e due e noi allora continuiamo.